In provincia di Alessandria si continua a parlare del deposito unico di scorie nucleari perché continua la mobilitazione dei no che vede in testa, fra gli altri, il sindaco di Castelletto Monferrato, Gianluca Colletti, che ieri sera, che intanto saluto, buongiorno, che proprio ieri sera ha convocato un incontro al quale hanno preso parte diversi sindaci del territorio, compreso anche il presidente della provincia. Sono state decise le mobilitazioni da farsi proprio per dire no, ma soprattutto per informare la cittadinanza. È così, sindaco? Abbiamo avuto un incontro proprio al municipio Castelletto Monferrato con tutti i sindaci riguardanti ovviamente sede di deposito, i comitati sia istituzionali che spontanei, le associazioni di categorie, i tecnici, e abbiamo fatto seguito a quell'incontro di Marengo di qualche settimana fa. Quindi una riunione organizzativa, operativa, perché adesso è il momento, ecco, di muoverci sul serio, muovere la popolazione. Manca questo tassello qua. Noi abbiamo fatto veramente tutto quello che era necessario fare a livello amministrativo, a livello tecnico. Adesso è necessario che la popolazione si renda conto del rischio che corriamo. Non c'è un altro momento, il momento è adesso o adesso o mai più. Quindi abbiamo individuato una serie di incontri pubblici, una serie di banchetti informativi che faremo ovviamente non solo nei piccoli comuni, ma con maggior rilevanza nei comuni centro di zona della nostra provincia, per poi arrivare a una grande mobilitazione di massa che organizzeremo nel capoluogo di provincia Alessandria, presumibilmente nel mese di aprile, quindi subito dopo Pasqua. Ecco, lei che sta in prima linea veramente dall'inizio, da quando è stata individuata la provincia di Alessandria come possibile sito idoneo ad ospitare questo deposito nucleare, che idea si è fatta? Noi con il nostro carattere sabaudo da buoni piemontesi, ecco, abbiamo usato innanzitutto la ragione, quindi andando a dimostrare con documenti tecnici, con dati oggettivi, non con l'ideologia, ecco, che ogni tanto magari ci fa anche Certo. sbandare, abbiamo dimostrato quello che non si può fare nel nostro territorio, quindi mettere un impianto di questo genere. Poi, ed è tutto chiaro ed evidente che noi al ministro Pichetto, quando ci aveva ricevuta a febbraio dell'anno scorso, gli avevamo detto chiaramente di vedere su altri territori, perché noi avremmo detto di no. Adesso il problema però è grande, perché abbiamo Trino che ha alzato la mano, che vorrebbe Esatto. il deposito, quindi il Piemonte, ecco, è sotto la lente di ingrandimento. Abbiamo una pressione ambientale tremenda, abbiamo diversi problemi legati all'H-Micengio, all'Eternit, abbiamo il numero di aziende a rischio alto incidente più grosso del Piemonte. Ecco, abbiamo un reticolo idrografico veramente precario, abbiamo bisogno di bonifiche, di messe in sicurezza, abbiamo un dissesto del territorio idrogeologico significativo, non possiamo andarci a prendere, ecco, un fardello del genere. E capiamoci bene, la provincia di Alessandria non ha mai detto no a niente, è sempre stata disponibile e la pressione ambientale lo dimostra. Ecco. Come ha ben detto e ribadito più volte il presidente della regione Alberto Cirio, il Piemonte ha già dato. Non è una frase fatta, ha un senso, un grande senso, un grande significato, ecco, che si può comunque analizzare seguendo un percorso storico che ci porta fino ad oggi.